è voluta. Cioè c'è una opinione pubblica che è orientata a questa discussione. Tu entri nei bar e si discute di questo, vai sui luoghi di lavoro e si discute di questo. Ci sono, come dire, anche altre cose di cui discutere. Io credo e invece che, insomma, sia credo più accettata di quello che non che sembra, ci sia una invece. Grande volontà, addirittura anche le cosiddette manifestazioni che dovevano bloccare i treni. Tutto il mainstream, da Repubblica, Corriere, La Stampa, hanno, come dire, fagocitato questa presenza che doveva bloccare i treni, poi la presenza non c'era ed era un'altra notizia. Però faccio, Sirizzo, faccio sommessamente ce ne notare conto. Che sono le parti politiche poi che si aggrappano. Ma le parti politiche, ecco, su questo posso dire, non c'è mai stato un consenso così alto. Esatto. Questo signore ha una potenza di fuoco istituzionale, sto parlando del banchiere Draghi, ha una potenza di fuoco istituzionale e mediatica che è impressionante. C'è cioè la Bulgaria, sì. No, la Romania di Ceausescu erano molto meno forti. Andiamo tutti per bar. E secondo me fuori il Green Pass è molto più accettato, certo. Diventato insomma in una pratica. Ma infatti l'idea è proprio divisiva. È ma che le persone abbiano adesso c'è il tema del lavoro, una discriminazione, esatto. Dite voi un'altra cosa, quello sul piano dei diritti che non sono proprio niente, perché è vero, cioè, allora Michel Martone oggi il Messaggero fa questa pagina a proposito